2019, siamo allo stand di DDS, la società napoletana produttrice della nota macchina Frog, che oggi presenta una nuova nata, la DD. Siamo in compagnia di Fulvio Di Santo, il responsabile commerciale dell'azienda. Fulvio, bentornato. Grazie, grazie a tutti voi e grazie a te Fabio. Raccontaci com'è nata questa DD. Nasce certamente sotto una buona stella, considerando che abbiamo visto in pochi minuti tantissime persone fortemente interessate a questo prodotto e tanti contratti chiusi. Beh, devo dire, in effetti già dal primo giorno, che era ieri, i risultati, lasciamo perdere quelli numerici che sono sempre di conforto, perché l'azienda poi vive di numeri, di numero di macchine da acquisire come ordinazioni e di produzione. Però la cosa più importante è stata che in effetti una serie di nostri clienti molto molto importanti e anche gente competente, al di là di aver valutato esteticamente la nuova macchina, appunto, che si chiama DD, abbia comunque dato un parere estremamente positivo sulla qualità costruttiva della macchina e ancor più sul risultato in tazza, cioè la qualità estrattiva della macchina. Questo è stato davvero un dato importante, che devo dire, anche se ci troviamo a mezza mattinata del secondo giorno, con una giornata, sarà perché sabato, molto molto intensa e molto ricca di presenze, diciamo il trend di piacere sulla macchina continua a essersi anche oggi. In un minuto, esattamente 60 secondi, puoi descriverci le caratteristiche principali della nuova DD? Allora, la prima caratteristica è sicuramente di avere un layout, una forma, una dimensione in linea con macchine che ospitano dei sistemi diversi dei player nazionali e internazionali più accreditati che ci sono. Secondo aspetto positivo è l'originalità della linea. Altro aspetto, la qualità della macchina, perché io rievidenzio che la macchina è costruita 100% made in Campania, ok? Il 70% di quello che compone la macchina viene prodotta da aziende satelliti che vivono nel territorio campano, con una forte abnegazione, una forte attenzione alla qualità e al risultato finale. Di conseguenza abbiamo portato, trascinato un know-how storico della Frog, perché non dimentichiamo che alle mie spalle ovviamente ho una macchina che, un po' per amore ma un po' per numeri, che sta realizzando di consensi sul mercato, è, diciamo, il nostro riferimento, e lo deve essere anche a livello di esperienze, proprio per sviluppare una macchina che abbia comunque l'esigenza di rispettare le aspettative, scusatemi il termine, del consumatore in termini di risultato in tazza. E devo dire la verità, la DD, benché piccola, garantisce un risultato estrattivo equibollente a quello della Frog. Diciamo che mi è bruciato un po' la domanda, perché la successiva era proprio sulla Frog, perché la Frog è stata il vostro cavallo di battaglia sin dall'inizio. Ma diciamo che la DD non va assolutamente a oscurare l'immagine della Frog, che anzi continua a crescere in termini di numeri per le vendite. Allora, la Frog, presentiamo proprio con l'immagine del nostro stand, ha prodotto in questi suoi 15 anni di storia circa 1.200.000 unità vendute, ok? Posso dire che ha un'incidenza di difettuosità tra le più basse macchine sul mercato italiano, ha una forma irregolare, particolare, ma che all'inizio poteva quasi essere un elemento di disturbo, a oggi devo dire è un tocco di originalità e di riconoscibilità. Ma riteniamo che è un momento storico quello che la carta filtro e la macchinetta cialda può avere per acquisire dei consensi in latitudini geografiche, ok, più nordiche, e sicuramente
una forma più piccola, più dimensionata, più allineata a quelle che sono le tendenze, ok, del mercato del compatibile Nespresso a modo mio di altre macchine, indiscutibilmente ci aprirà la strada, ci può dare la possibilità di avere consensi anche nel nord, sicuramente. Fulvio, infine, quali le varietà di colori con cui andremo a trovare la DD sul mercato? Sotto questo aspetto sono anche un po' preoccupato, perché la macchina, per le forme che ha, avrà il mantello, la struttura portante della macchina, che avrà un mantello di colore nero. Il frontalino, che voi avrete sicuramente già ripreso l'esposizione delle macchine, è talmente minimale, ma è talmente determinante sotto l'aspetto estetico, che si presta a variabili, cioè a variabili di colori, ma non solo, di tessitura, di colore, di brandizzazione della macchina. Veramente si può fare davvero tanto. Questo un po' mi preoccupa, perché io sono sempre stato molto attento a queste variabili, e non vorrei incasinarmi il magazzino e le linee produttive. Però sicuramente mi sono reso conto che la gamma dei colori aiuta tantissimo a soddisfare quelle che sono le esigenze della casa, della cucina, del consumatore. E infine, voi avete una rete di vendita estremamente capillare, tuttavia c'è sempre la maglia un po' più larga, e dunque per coloro che vorrebbero avere maggiori informazioni rispetto alla nuova nata, ma anche rispetto alla Frog, e desidera mettersi in contatto direttamente con voi dell'azienda, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere senza alcun impegno? Si va nel nostro sito, che è www.ddssrl.eu, e là non solo si trova anche la posta elettronica di riferimento per le richieste, ma si va anche a trovare, diciamo, la mappatura nazionale degli agenti, a sua volta il numero di telefono, posta elettronica dell'agente di competenza, il quale ha il piacere, il dovere direi, di visitare subito la persona per dare tutti i chiarimenti e per anche fissare gli appuntamenti in azienda, per poter fare dei test, delle prove, sia con la macchina storica che la Frog, e ancor più con la macchina DD. Io però, prima che tu mi faccia un'ulteriore domanda, volevo comunque non dimenticare che nella parte iniziale dello stand, dove facciamo dei banchi degustativi, abbiamo dato risalto a una serie di macchine di importanza alta, di alta gamma, che sono macchine dedicate all'Oreca, perché anche là crediamo molto che l'Oreca, insieme alla carta filtro, alla cialda, possa dare delle quote, possa aumentare le quote di penetrazione di mercato. Presentiamo qui una gamma completa, sia sulla macchina singola e sia su macchine doppie professionali, rivolte alla ristorazione, alla piccola ristorazione, all'ostelleria e quant'altro. E ancora una volta mi è bruciato l'ultima domanda. Fulvio, grazie. Grazie a tutti voi, seguite sempre il padron Fabio Russo e seguite sempre possibilmente la DDS, che cercherà anche fra 2 anni, ma se riusciamo anche a portare per il Venditalia qualche altra piccola novità. Grazie a tutti voi.